Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione. Si è concluso l'incidente probatorio per l'analisi dei campioni di sangue prelevati dai carabinieri del NAS sia a Udine che a Treviso nell'ambito delle indagini aperte dalla Procura di Udine sul caso dei sospetti finti vaccini. Da quanto si è appreso, le analisi condotte dai periti nominati dalla GIP Persico, il medico legale Carlo Moreschi, docente dell'Università di Udine, e Giancarlo Icardi, direttore dell'unità di igiene dell'ospedale San Martino di Genova, avrebbero confermato un'elevata scopertura vaccinale nel campione di bambini vaccinati dall'assistente trevigiana sospettata di aver finto le vaccinazioni, prima nel distretto di Codroipo vicino a Udine e poi nell'ULS 2 di Treviso. Parliamo di politica, cambiamo completamente argomento. Padova ieri sera ha dato il benvenuto al nuovo Presidente del Senato. Maria Elisabetta Alberti Casellati, eletta da pochi giorni nuovo Presidente del Senato, ieri sera è stata accolta dalla città di Padova. Ad attenderla il sindaco Sergio Giordani e il prefetto Renato Franceschelli, assieme a tutte le cariche istituzionali della città. Tutti erano visibilmente soddisfatti del suo nuovo ruolo e lei, visibilmente emozionata ma contenta, ha ribadito più di una volta che con la sua città manterrà sempre un rapporto privilegiato. Il nuovo Presidente del Senato è la prima donna ad assumere questo tipo di incarico e Maria Elisabetta Casellati si è soffermata anche sul ruolo delle donne. Come prima donna in questa carica ho dedicato la mia anonima a tutte le donne, perché sappiamo che ancora ci sono diseguaglianze e moltissime difficoltà, soprattutto per coniugare casa e lavoro. Il fatto che io abbia potuto raggiungere questa vetta così alta è un auspicio per tutte, perché noi ce la possiamo fare. In Viale San Marco a Mestre un'automobile questa mattina ha travolto una moto. L'incidente è avvenuto a ridosso delle corsie del tram. Immediato il blocco della circolazione e l'avvio dei soccorsi. Trasportata all'ospedale la donna che si trovava alla guida della macchina e dopo che i sanitari lo hanno stabilizzato sul posto è stato trasferito al pronto soccorso anche il motociclista. Il GUP di Roma ha disposto il trasferimento alla Procura di Treviso per competenza territoriale del procedimento che vedeva imputati 11 tra ex responsabili di Veneto Banca e altri manager coinvolti in un'inchiesta sul tracollo finanziario dell'istituto di credito. Nei loro confronti, a seconda delle posizioni, le accuse sono di ostacolo alle attività di vigilanza di Banca Italia e della Consob e Agiotà. Il GUP Lorenzo Ferri ha accolto un'eccezione presentata dalle difese dichiarando la propria incompetenza territoriale e ha ordinato la trasmissione del fascicolo alla Procura trevigiana. Deborah e Freddy Sorgato in carcere per l'omicidio di Isabella Noventa potrebbero avere un nuovo processo per detenzione illegale di due pistole con matricola a Brasa. Le armi erano state trovate a casa dell'ex compagno di Deborah, nascoste in uno scatolone. Il rinvenimento risale a marzo 2016. Nello stesso scatolone, forse molti di voi lo ricorderanno, erano custoditi anche 124.000 euro in contanti. Adesso parliamo di un incidente avvenuto oggi in provincia di Padova, a Teolo, una persona rimasta ferita. Sentiamo cosa è successo. I vigili del fuoco sono intervenuti in Viale delle Terme a Teolo per lo scontro tra un'auto e un mezzo pesante, coinvolto anche un ciclista rimasto ferito. I pompieri accorsi da Abano Terme hanno messo i mezzi in sicurezza, mentre il personale del SUEM 118 assisteva il ciclista finito nella canaletta, dopo essere stato coinvolto a seguito dello scontro tra il camion e l'auto. Leggermente ferito anche l'automobilista, illeso il conducente del camion. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Il 60% dei disoccupati italiani contro una media dell'Unione Europea del 50% non è disposto a muoversi per trovare lavoro e il 98% di quelli che già lavorano, la quota più grande registrata tra i paesi dell'Unione dove la media è del 90%, hanno trovato occupazione senza bisogno di cambiare residenza. Questa è la fotografia della mobilità dei giovani italiani tra i 20 e i 34 anni, scattata da Eurostat in base ai dati del 2016, fotografia che è stata diffusa oggi.
Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ieri sera in consiglio comunale ha detto anche i bimbi che non sono vaccinati finiranno l'anno scolastico, ma cerchiamo di capire che cosa è stato discusso ieri sera e come. Lunedì sera in consiglio comunale a Padova è stato affrontato l'argomento vaccini. Presente in aula una rappresentanza dei genitori Free Vax. Il primo cittadino ha garantito che ogni bambino potrà terminare l'anno scolastico in corso. Giordani ha spiegato la posizione del comune di Padova. Abbiamo deciso di garantire a tutti i bambini la conclusione dell'anno scolastico in corso, sia a quelli vaccinati, sia a coloro che hanno effettuato la prenotazione per effettuare o completare numerose vaccinazioni obbligatorie. Nell'ottica di una conferma trasparente delle procedure di conseguenza delle decisioni, gli uffici comunali e l'assessore delegato hanno costantemente avuto rapporti con i genitori. Prosegue il nostro spazio dedicato all'informazione dal territorio. Questa sera, come vedete, alla mia destra un ospite, Marisa Sottovia. Buonasera. Buonasera, ciao Patrizia, buonasera a tutti. Allora, Marisa Sottovia, che molti di voi, la maggior parte sicuramente già conoscono, è il nostro esperto di storia che ogni fine settimana tiene la rubrica di approfondimento. Questa sera abbiamo voluto così incontrarti per sapere come sta andando. Sì, sta andando bene, direi. L'interesse per la storia c'è, per certi argomenti, quali appunto personaggi storici che riscontriamo così, l'interesse e il piacere del pubblico, e anche così, anche per quanto riguarda argomenti di carattere naturalistico, paesaggistico. Ecco, qual è, Marisa, l'argomento che dà più riscontro? Allora, io così un po' guardo, controllo la situazione e mi sembra che gli argomenti che più interessano il nostro pubblico siano riferiti a personaggi della Serenissima, a pittori, a scrittori, ma anche a santi. Pensa che San Martino ha avuto così tante visualizzazioni, una cosa che non mi aspettavo, perché ho detto magari un santo così, non di secondo ordine assolutamente, però che poteva interessare meno, invece no, assolutamente è andata benissimo, perché appunto ha avuto riscontri notevoli, ma anche altri personaggi, Maria Teresa d'Austria, i musicisti come Verdi, Toscanini e tanti altri, e quindi ecco che c'è questo interesse per questi personaggi di spessore. Ecco, vogliamo ricordare che tutti gli approfondimenti di storia restano visibili sia nel nostro sito internet www.telecittà.tv, ma anche attraverso l'app ufficiale di Telecittà, scaricabile su tutti gli smartphone. Quindi poi lì restano le visualizzazioni, poi riusciamo a vedere anche gli ascolti, poi ci sono anche tantissime persone che ti fermano, addirittura ti chiedono alcuni argomenti specifici. È vero, abbiamo avuto anche una richiesta particolare, un comune qui vicino a noi, Campo San Piero, è stata una richiesta specifica, abbiamo accontentato i richiedenti, sta andando bene. Io pensavo che magari riferito a un comune così, insomma, non di eccezionali proporzioni, invece no, assolutamente, perché Campo San Piero ha una storia particolare, molto interessante. Pensiamo all'ospedale che è stato così edificato per volontà e per beneficenza di un personaggio locale, Pietro Cosma, quindi insomma c'è tutta una storia molto particolare di questo comune.
Quindi se ci sono altre richieste, noi siamo qui per accontentare un po' i nostri allora, spettatori. Avete sentito, dove è possibile, oltre che chiaramente nel telegiornale della sera del venerdì e nel magazine del sabato, è possibile vedere online tutto questo perché rimane. Vorrei anche dare il nostro indirizzo mail info@telecittà.tv perché così potete magari inviare le vostre richieste. Certo, tu, certo, ovviamente, certo. Poi vaglierai. Certo, riferitevi a Telecittà, questa è televisione importante, che non è facile ospitare la storia, invece qui la storia ha trovato la casa giusta, grazie. Ecco questo, grazie sì a Telecittà, ma anche grazie a te che la sai raccontare in maniera dinamica e anche approfondita. A proposito di approfondimenti, ti chiedo qualche secondo per così raccontarci qualcosa su Giacomo Casanova, che ha portato delle novità sul nostro territorio a livello informazione. Sì, si sta riscoprendo Giacomo Casanova, appunto come abbiamo detto anche noi, perché c'è stata la scoperta di un manoscritto, quindi che tra poco vediamo il contenuto di questo manoscritto, e perché anche il personaggio, forse un po' così sottovalutato, non conosciuto più di tanto, ci sono anche dei libri che sono usciti in questa settimana e noi ci siamo così avventurati in Giacomo Casanova, un personaggio poliedrico, scrittore, seduttore, avventuriero, insomma un po' di tutto, però che va studiato, però è un contesto anche che ci porta nella Repubblica Serenissima di fine del Settecento e conosce un po' il meccanismo che ne regolavano le leggi, le leggi molto dure, perché lui è stato imprigionato, è stato così, poi è scappato dai piombi, quindi un personaggio straordinario, straordinario fin tanto che ha saputo con la sua dialettica, con la sua preparazione arrivare alla corte di Russia, Caterina II, e anche della Prussia, che non è una cosa da poco. Certo. Marisa, noi ti ringraziamo, ricordiamo, magari dallo tu, l'appuntamento ai telespettatori per venerdì sera. Sì, venerdì sera allora parleremo di Vincenzo Coronelli, un grande cosmografo della Serenissima, per i 300 anni dalla nascita, quindi c'è una mostra bellissima allestita alla Biblioteca Marciana di Venezia. Conosceremo questo personaggio che probabilmente non è così famoso, però è stato importante nella storia dei mappamondi, e dei globi. Pensate un po' che Luigi XIV lo ha chiamato per la realizzazione di due famosi mappamondi, uno a Versailles e uno a Parigi, quindi insomma merita di essere conosciuto. Ecco, quindi abbiamo già avuto delle anticipazioni per il tuo prossimo approfondimento. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona Pasqua. È l'occasione per augurare buona Pasqua a tutti i nostri telespettatori affezionatissimi da qua, e che consigliamo di seguire questa rete importante, e soprattutto a Patrizia Vassallo, grande editrice. Grazie a Marisa Sottovia. Vi ricordo il suo appuntamento il venerdì sera all'interno del telegiornale. Noi concludiamo questo spazio dedicato all'informazione con le previsioni del tempo. Fino a domani ancora assenza di una circolazione anticiclonica o ciclonica ben definita. Persisteranno condizioni di variabilità con temperature prossime alla norma. Da giovedì il Veneto sarà interessato da una depressione di origine artica in avvicinamento da nord-ovest, che porterà purtroppo ancora precipitazioni più probabilmente sulle zone di montagna. È tutto per questa edizione, grazie per l'attenzione, rimanete con noi perché tra poco abbiamo un altro approfondimento e vi auguro una buona serata.